E ho trovato un po' di tempo per registrare un nuovo episodio e quest'oggi ci sarà una piccola novità, penso ve ne siate già accorti e voglio spiegarvi un attimo di cosa si tratta. Siccome per problemi di connessione non riuscirò a portarvi delle live, e quindi non avrete modo di interagire con me nel mentre sto giocando, quindi farmi le domande, sapere qualcosa, eccetera. Ho ben pensato di ricorrere a questo metodo, diciamo, che di chiedere a voi tramite i social, in questo caso l'ho fatto appunto su Instagram, qualche domanda, qualche curiosità, e poi io appunto la risposta ve la do nell'episodio della carriera. Quindi ditemi se questo sistema vi piace, ditemi se approvate. Purtroppo è l'unico che riesco, diciamo, a fare perché voi possiate un attimo appunto interagire con me e basta. Quindi questo sarà il modus operandi. Io quando sarò in procinto di registrare il prossimo episodio, vi avviserò nei social, vi avviserò su Instagram e la prossima volta lo farò anche sulla community di YouTube, perché so che magari molti Instagram non ce l'hanno. E vi dirò: ragazzi, sto per registrare. Se avete qualche domanda, volete chiedermi qualcosa, scrivete la domanda. Io poi quando registrerò l'episodio vi risponderò. Come ben avete visto, la cadenza degli episodi, ragazzi, la cadenza è mensile o bimestrale, quindi sì, è un format di video, come ben sapete, che registro quando ho tempo e niente. Questo è quanto. Quindi datemi un feedback, fatemi sapere se quest'idea vi piace e basta. Quindi poi io adesso ovviamente mi sono già preparato le domande, tutte quante, credo di riuscire a rispondere a tutte. Alcune hanno bisogno di una spiegazione un po' più esaustiva, un po' più lunga, altre sono più veloci da rispondere. Comunque cercherò di rispondere a tutti quanti. Ho già i miei bei fogli qui perché ovviamente non le ricordo tutte a memoria. E basta, quindi andrò con ordine e vi risponderò. Ultima cosa, poi iniziamo con la carriera. Vi chiedo preventivamente di riferire subito se volete essere citati nella risposta. Quindi io dirò il nome, ha chiesto, cioè il nome, la domanda, e poi io risponderò. Se non vi va, scrivetelo. E quindi, cioè, fatemi sapere in ogni caso se volete essere, sì, che dica il vostro nome e basta, e così risparmio tempo a chiedere se posso dire il tuo nome, eccetera, eccetera. Quindi dite la domanda e dite alla fine sì, voglio essere citato, no, non voglio essere citato. Questo su Instagram e questo anche sulla community di YouTube, soprattutto perché lì interagire è un po' più difficile, cioè non è un'impostazione messaggistica e quindi è solo un commento, altrimenti devo sempre venire là a vedere la risposta, eccetera. Quindi per favore ricordatevi questa cosa qui. Quindi partiamo con il nostro episodio della carriera, ragazzi. Oggi facciamo un bel po' di lavori, ma come sempre vi aggiorno su quanto fatto. Ho portato avanti un po' i lavori, ho finito il trinciato, sono andato avanti un po' col pellet, ho iniziato con i liquami, quindi ho fatto un po' di lavoretti, non tantissimi, ma porcaccia miseria, cosa sto prendendo tutti i cartelli qua. E quindi ho fatto un po' di cose. Vi aggiorno, il pellet, ragazzi, nel campo 11, questo qui, che avevamo iniziato la scorsa volta, mi pare sì, mi ha fruttato 38.269 di pellet. Nel campo, nel mezzo 13, qui ho raccolto e mi ha fruttato 41.000 e mi manca il 18, questo qui da fare tutto quanto, quindi non so ancora darvi la resa. Ho finito il trinciato appunto sul campo 10 e il campo 12. Ho mandato avanti anche un po' il tempo, ragazzi, e quindi quello che è rimasto del mais del 12 è maturato, quindi ora è in fase secca.
e quindi andremo a trebbiarlo, e poi ho mandato avanti il tempo anche per la questione dei poplars, dei nostri pioppi che sono pronti da trinciare. Ho restituito la Orbis prima di far passare la mezzanotte, perché sapete che la mezzanotte c'è lo scatto del noleggio in più, e purtroppo mi hanno scattato 5.350 euro in più per il noleggio della trincia, però era un attimo una questione inevitabile. Detto questo, vi porto un attimo dietro qua, che vi faccio vedere le trincee e tutto. Qui è il pellet che ho immagazzinato, non ne ho utilizzato niente, è ancora tutto qui, quindi non ho fatto la cila centrale qui termoelettrica, ancora ferma, diciamo. E basta, queste sono le mie trincee. Ecco qua. Allora, in totale, in tutte le trincee, ragazzi, il quantitativo è di 1.280.000 litri. Quindi sono 470, mi pare, qui 474 in questa e 430 in questa e 379 in questa qui. E basta, adesso valuterò se eventualmente, prossimamente, adesso ormai queste trincee le ho fatte così, e vedrò se farne una unica un po' più grande senza trovarmi i muri in mezzo alle scatole così, e basta, vedrò un attimo di fare una trincea unica, insomma. Comunque, ok, questo è quanto. Ora copriamo il silos insieme, ecco qua. Adesso, ragazzi, scusate, ma ogni volta mi incastro, ogni volta che chiudo il telo. Qua chiudiamo questo e per finire abbiamo, non so se capita anche a voi che quando salite sopra e chiudete vi incastra. Comunque, ok, ecco qua, io ho coperto tutto quanto, quindi lasciamo la fermentazione che faccia il suo corso e basta. Qua il biogas, ragazzi, è ancora fermo, ci sono ancora le bietole da raccogliere nel campo, cos'è quello, mi ricordo, il numero 17, però non faremo in questo episodio e basta, quindi adesso aspettiamo che maturi tutto e ok. Allora, quello che mi è avanzato, ragazzi, alla fine, cioè tutto questo 1.280.000, mi ci è voluto tutto il 10 qua e quello che vedete nel 12, ecco qui, praticamente qua un poco più di metà campo. Ecco, e basta. Qui ho appunto l'11 e il 13 che sono rimasti incolti, qui ho la paglia da prendere su che vi ho detto prima e ok. Adesso questi qui vedrò un attimo cosa fare, se passare con la Holmer digestato e tutto quanto, oppure penso di fare anche un giro con letame, perché prima stavo dando un'occhiata ai maiali e ho visto che comunque di letame abbiamo 80.000 e liquami 150.000, quindi possiamo sfruttare anche un po' di roba loro. E basta, quindi non lo farò in questo episodio qui e ok. Abbiamo anche, a proposito di maiali, la stalla piena, abbiamo 50 e 50, siamo full. Qua i cavalli sono un poco più di metà, quindi li lasciamo lì. E ok, bene. Quindi questo episodio vendremo i maiali, finiremo il lavoro con la botte, che ho iniziato a liquamare il campo 10. Eccolo qua, il 10, sì. E quindi andremo a finire quello, faremo partire, ragazzi, il mulino, che devo farlo partire per fare il pastone e anche svuotare il silo, perché altrimenti non so dove stoccare la granella e quindi faccio un po' di riempimento qua nel mulino, faccio un po' di pastone e basta. Qui c'è ancora il Kirovest armato da guerra, che lo utilizzerò nella trincea del pastone. E basta, quindi io direi di iniziare. Ragazzi, prendo, vi ho detto tutto, non c'è altro da dirvi. Beh sì, vabbè, i poplars se son maturi, eccoli qua, tutti belli folti. Penso in linea di massima, credo di dover raddoppiare, se non di più, il quantitativo che facevo prima, che era più o meno sui 120-130 mila, adesso andremo over 250-260 almeno, credo, e basta. Ho provato anche, sotto consiglio di vostro, che alcuni di voi mi hanno consigliato la lama, quella doppia che c'è sul Modab per i pioppi, l'ho provata e tutto, la acquisterò, perché comunque è una cosa che mi serve, ci serve, e questa è una volta per tutte. L'ho provata sulla Class, sulla Jaguar, però traballa un po', collide un po' con la gomma, la scatola del cardano, però non posso farci niente, è inutile che sto là a guardare questo, guardare quello, prendo quella, come si attacca e buonanotte. Ottimo, quindi prendiamo il nostro caro Titan 190 e andiamo a vendere un po' di maiali innanzitutto.
Eccoci qua. Bene, allora sì, vi ho detto tutto quanto, non c'è altro da dire e allora mi metto già sotto qui, ragazzi, il foglio delle domande. Sì, sappiate che comunque facendo quelle domande eccetera, gli episodi presumo possano, diciamo, essere anche un po' più lunghi e quindi sì, come ben vedete la cadenza è un po' lunga e se faccio anche un'oretta eccetera spero non vi dispiaccia e basta, ecco. Prendetela come una sorta di pseudo di pseudo live, come ho detto all'inizio. Vi ripeto, purtroppo non, per motivi di linea non riesco a farvela e quindi dovete un attimo accontentarvi. Quindi carichiamo, confermiamo, ok, vediamo la sponda, ebbene. Inizio allora, Federico Lauretti chiede cosa ti aspetti, un attimo ragazzi che devo leggere e non riesco a guidare nello stesso momento, vado un po' piano e così vado avanti. Cosa ti aspetti dal prossimo capitolo, magari non come terreno 3D ma anche vari stadi di preparazione per rendere utili frese di schiere, di soldatori eccetera, invece di fargli svolgere a tutti lo stesso lavoro? Beh Federico, bella domanda, ottima osservazione. Cosa mi aspetto? Sinceramente, parlando, mi aspetto sì, uno degli aspetti che aspetto, scusate il gioco di parole, nel prossimo farming è anche questo, sì, è anche questo sì. Quoto che appunto, sì, non mi interessa più di tanto, diciamo, la questione del terreno dinamico, perché vabbè, se c'è bene, se non c'è, ragazzi, non è che importa. Però sì, la questione qui dell'attrezzatura secondo me dovrebbe essere ben studiata e ben sviluppata, perché appunto in questo caso, in queste condizioni in cui siamo adesso, ragazzi, utilizzare una dischiera, utilizzare una fresa, utilizzare sul terreno non c'è nessuna non fa differenza, diciamo. Quindi sì, vedere, diciamo, l'impatto differente che ha un certo attrezzo nel terreno rispetto ad un altro, quella sarebbe una bella cosa, anche perché comunque si imparerebbe di più quando è il momento migliore, qual è la situazione migliore per utilizzare un dissodatore, per utilizzare un aratro, per utilizzare una dischiera, per utilizzare un ripuntatore, per utilizzare un preparatore, per utilizzare un coltivatore, per insomma vari strumenti nelle varie situazioni. Poi sarebbe bello anche, magari, che ne so, so che sono ipotesi che comunque credo siano molto difficili da attuare, e anche la tenacia del terreno, cioè la durezza, terreni più sciolti, più o meno compatti. Secondo me, un attimo che ragazzi, faccio una cosa alla volta, sapete che noi maschi non siamo multitasking, una cosa alla volta. E niente, sì, anche la questione dei terreni, alcuni un po' più duri, un po' più, sì, questo per dire magari che su un terreno più sciolto un trivomere lo si tira con 100 cavalli, su un terreno più tenace ci vogliono 300 cavalli, per esempio. Ho anche la metratura degli attrezzi, cioè sono tantissimi aspetti secondo me che possono essere considerati sotto questo punto di vista. Comunque sì, quoto anch'io il tuo pensiero e boh. Vi dico anche che comunque le domande, ragazzi, io cerco di rispondere abbastanza velocemente e spero di essere più esaustivo possibile, perché come ben sapete chiacchiero abbastanza e parlo tanto, quindi io potrei anche parlare tutto l'episodio su questa domanda, però insomma devo anche un po' lasciare spazio a tutti gli altri, quindi spero di rispondere esaustivamente, anche se diciamo in maniera abbastanza breve e via. Poi Trattoristi Mantovani, volevo chiederti se ti sei mai montato la testa sul tuo canale YouTube in merito. Vedete ragazzi cosa significa guardare qualcos'altro e guidare, eh? Quindi state attenti anche per strada, ragazzi, guardate la strada, non guardate il telefono, guardate altro perché fate malanni, vabbè, chiusa parentesi. Se ti sei mai montato la testa sul tuo canale YouTube in merito a iscrizioni, visualizzazioni eccetera, perché hai scelto come nome del tuo canale Killer Croc? Allora no, io non mi sono mai montato la testa per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda i numeri che siano
iscritti, che siano visualizzazioni eccetera, io ragazzi penso che molta gente mi abbia potuto conoscere nel corso degli anni attraverso i video o anche chi mi conosce di persona. Io sono una persona molto umile, sono una persona molto semplice, non sono un montato, almeno credo, cioè agli occhi miei non lo sono, non mi pare di avere comportamenti per essere definito tale, e quindi no, non mi sono mai montato nulla ragazzi per quanto riguarda questa questione. E io sì, ho sempre fatto tutto quanto come diciamo come mi sentivo di fare, non sono mai andato avanti diciamo avendo la fame di fama, fame di visualizzazione, fame di numeri, voler arrivare qua, voler fare questo, no, io ho sempre fatto tutte le cose tranquillamente, con passione, con dedizione, con tranquillità, ho sempre preso quello che arrivava, non sono mai stato pretenzioso su nulla, quello che sentite, diciamo come mi comporto, quello che vi dico, è l'approccio che ho io verso questo lavoro, chiamiamolo così perché ormai è questo per me, e sono così anche comunque nella vita reale, sono una persona molto semplice, molto tranquilla, anche se molti mi dicono che posso essere altezzoso, ma non è assolutamente vero, perché no, per chi mi conosce bene sa come sono fatto, e quindi... Bon, il nome Killer Croc, 88 perché appunto è il mio anno di nascita, 1988. Il mio nome l'ho scelto praticamente ragazzi che nel momento in cui ho creato il canale stavo giocando a Batman Arkham, adesso l'Arkham Asylum mi sembra fosse, perché c'è l'Arkham City, l'Arkham Knight, l'Arkham Asylum, sì, sapete che sono un patito di Batman. E fatalità, quel periodo lì, perché io il canale l'ho aperto dal 2012, novembre-ottobre 2012 mi pare, sì, e stavo appunto affrontando lo scenario contro Killer Croc e diciamo ho voluto dare nome al canale in base a quel personaggio di Batman, ecco, che è l'unico antagonista ragazzi di Batman con forme e sembianze non umane, diciamo, e così è una curiosità, tutti gli altri antagonisti di Batman sono diciamo proprio persone, non hanno stranezze a parte due facce, che vabbè c'ha la faccia bruciata eccetera, però per Killer Croc è l'unico personaggio diciamo un po', chiamiamolo mostruoso, e basta, per questo diciamo il nome deriva da questo qui. Ok, passiamo, madonna ragazzi, non riesco a guardare due robe. Marco Trevisan, un attimo visto c'è lo stop, me ne approfitto anche se non c'è nessuno. Marco Trevisan mi chiede perché hai deciso di aprire questo canale. Rispondo anche a TFT Club che mi ha fatto più o meno la stessa domanda, mi ha chiesto com'è che hai iniziato su YouTube e in generale in farming. Allora, io diciamo che mi sono avvicinato prima a farming e poi a YouTube. Ho iniziato così scaricando per puro caso questo simulatore, non questo ma insomma il 2013, e niente, ho iniziato a giocare tutto quanto. Io ovviamente la passione per l'agricoltura ragazzi, per i mezzi agricoli, per i trattori, tutti l'ho sempre avuta, quindi bon. Non è che me l'ha ordinato nessuno, quindi è sempre stata una cosa che è cresciuta, è vissuta e vive dentro di me. Un attimo che devo guardare quanti maiali ho ancora, 38, dovrei fare un altro giro, ma ragazzi buono, siamo qua in Titan, che poi mi arrangio, vado avanti a finire, andiamo, cambiamo lavoro ragazzi, se no qua vado avanti mezz'ora solo per i maiali. Un attimo che mi avvio a fare l'altro lavoro, portate pazienza, ma è un po' difficile dirvi, rispondere alle cose e pensare a cosa fare. Un attimo, faccio partire il mulino così poi intanto va avanti, fa i suoi lavori. Ok, allora riempiamo dal nostro silo,
un po' di granella. E, un attimo che... sì, dicevo della questione del canale, sì, è la passione che ho sempre avuto e la coltivo, la porto avanti, eccetera. Però appunto avevo scoperto Farming Simulator 2013 e così all'epoca ovviamente spulciavo un po' YouTube, guardavo un po' di video, all'epoca sì, c'era... Agromoderni, F. Marco, e boh, io ho iniziato un po' a guardare i loro video, anche perché magari c'erano alcuni tecnicismi che non capivo del gioco, ovviamente ero un neofita, e mi sono un attimo un po' avvicinato al mondo YouTube guardando anche i video degli altri. Detto questo, così, un giorno ho visto un attimo un po' tutti i video, cosa faceva la gente, eccetera, e avendo anche tra virgolette tempo a disposizione, perché ero disoccupato, ho detto boh, vabbè, provo anch'io così a buttare su qualche video su YouTube mentre faccio i miei gameplay. Infatti, se andate a vedere i video tra virgolette stupidi che ho fatto che facevo agli inizi, vedete insomma che sono proprio papale, cioè, semplici, voglio dire, mi mettevo là magari un minuto, due minuti, facevo il lavoro e boh, basta. E quindi ho iniziato così, ho caricato qualche video avanti e indietro con un po' di mod, eccetera, e basta, tutto è iniziato così. E ovviamente poi è andato avanti, la questione è andata avanti, ho visto che comunque un po' di numeri c'erano, gente, commenti, eccetera, arrivavano e basta. Dopodiché ho iniziato ad accostare la simulazione, scusate, i video reali e la simulazione. Così un po' sono partito, ho iniziato a fare i miei primi video col telefono, ho girato un po' le campagne qua attorno a casa mia, così per conoscenza, e basta, tutto un po' venuto così da sé. Adesso ragazzi devo finire il 10 del liquame, un attimo che carico qua, quanta roba abbiamo, 24%, carichiamo digestato, vedete che siamo anche quasi vuoti le nostre vasche di stoccaggio, perfetto, sì, e poi un po' le cose sono venute un po' da sé, mi sono un attimo dedicato, perché avevo appunto tempo, perché diciamo, se uno lo fa così perché non sa cosa fare, per passatempo eccetera, si dedica e buonanotte, quello che arriva arriva. Poi appunto per me è diventato un po' un impegno, è diventato un lavoro e mi sono dedicato, ho visto delle possibilità, ho visto delle opportunità, ne ho approfittato e sono andato avanti, adesso sono arrivato dove sono, insomma. Però capite che è nato tutto per caso, cioè io non è che mi sono piantato un giorno su YouTube e ho detto cazzo, adesso mi metto qua, faccio un canale, faccio views, faccio video, cioè io non sapevo niente, quindi è partito proprio una cosa molto casuale, io ero veramente lo gnorri di turno e basta, è partito tutto così e adesso ovviamente ci sono tantissime altre dinamiche da dire eccetera, però ovviamente perché in questo caso siete due, vi do una risposta molto così semplice e abbastanza veloce. Un attimo che devo refarmi qua, allora mi mancano le capezzagne, devo fare altre due passate, in teoria con due passate finisco questa, quindi vado in su di qua così, poi chiudo la capezzagna di sopra, vengo in giù, chiudo qua e dovrei finire in teoria, sì, non avete capito una tega, però io mi sono capito, quindi
Affidatevi, in teoria dovrei farcela, spero, non lo so, vabbè. E basta, quindi un attimo. Sì, qua ragazzi, dove avevo fatto il trinciato, ho deciso di passare la botte e poi appunto passerò il dissodatore, perché appunto dopo mai c'è bisogno di essere dissodato il terreno. E ok, sì, dai, ce la faccio. Bene, 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 spero di aver risposto abbastanza alla vostra domanda. Passiamo al prossimo. Mirko Rossi mi chiede: mettere una stalla delle mucche, ad esempio quella di RL Modding. Al momento non ho intenzione di avventurarmi su allevamenti di mucche, eccetera, perché già faccio fatica a star dietro a queste poche cose che ho adesso sulla carriera e per il momento non ho idea. Cosa penso? American 210. Cosa pensi del nuovo farming che arriverà a breve? La mappa di Sucas ti piace? Allora, il nuovo farming arriverà a breve, caro mio, non so assolutissimamente niente di niente, pur essendo partner e tutto, ragazzi, vi dico la sincera verità che non ho nessuna informazione, non so niente, quindi portate pazienza, non so davvero niente, zero di zero, quindi non so darvi praticamente nessuna risposta e basta. La mappa di Sucas, beh, penso di aver già detto la mia sul video presentazione. Sì, hanno fatto un gran lavoro, un bel lavoro. Ovviamente la mappa, sempre ragazzi, è un discorso personale. A me può piacere, a un altro non può piacere. Sì, non mi fa impazzire, non è proprio mente il mio stile di mappa, però essendo oggettivi è una bella mappa, ma anche se è una edit ha fatto davvero un gran lavoro. Quindi, qua dovrei riuscire a chiudere tutta la capezzagna, in teoria. Vediamo, dovrei farcela, beh, anche se resta indietro qualcosina non importa. Ok, non è inerente, beh, domanda questa è di Floman 290. Non è inerente alla carriera, ma quando uscirà la mappa di Edo, farà una serie italiana. Allora, intanto spero che esca la mappa di Edo e spero ovviamente anche di averla, perché sono curioso di darci un'occhiata, perché ragazzi, ve lo dico, non ce l'ho ancora, quindi non sono curioso di vederla. E no, non sposterò la carriera, non farò altre serie, ragazzi, perché credetemi, cioè, che il tempo che ho per farmi simulator è già, tra virgolette, contato per quello che faccio, quindi la carriera, le presentazioni, eccetera, e quindi non avrei praticamente tempo per per portare qualcos'altro, anche perché appunto avendo avviato in questo capitolo questo format della carriera, credetemi che mi porta via molto tempo, molto molto tempo. Voi vedete un'ora di episodio, ma a me servono 5, 6, 7 ore di gameplay, scusate, un po' più indietro, per arrivare, diciamo, dove sono. Scusate, ma le manovre con la ralla non sono il mio forte. Ok, quindi questo per dirti che appunto che non farò una serie italiana, continuerò con la mia carriera, con i miei soliti video e basta, ma anche perché non ho proprio tanto tempo materiale per dedicare un qualcosa a qualcos'altro, diciamo, ecco. Se Ricky 30 underscore 2006 chiede se userò il Ribery RS100 nella tua carriera, no, non lo userò perché non ne ho necessità, non mi serve nella mia condizione attuale. Real Tractors Channel mi chiede: come ti è nata la passione per l'agricoltura? Ho mezzo risposto sulla domanda all'inizio del canale, eccetera. Io vivo in campagna, sono sempre vissuto in campagna e sono cresciuto in mezzo ai trattori, in mezzo ai campi, e quindi la passione, ragazzi, l'ho sempre avuta fin da piccolo. È una parte di me, è una parte di adesso qua, ragazzi, faccio una manovra, voi chiudete gli occhi. E quindi è una cosa che, apriteli pure, che coltivo da sempre, ho sempre avuto nel sangue, nel cuore, tutto, quindi è nata perché ci sono nato, diciamo, in questa realtà, ecco, questa è la questione. Luca Canducci chiede: in una mia carriera sto pensando di investire in un biogas, dato che tu lo hai nella tua, mi potresti dare un parere se poi riuscirei a rientrarne i costi? Allora, la questione del biogas, caro mio, dipende tanto anche da che tipo di biogas scegli.
non l'ho scelto, diciamo, non ho scelto di metterlo, ragazzi, potete vedere che ci arrivo proprio giusto, 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 giusto. LOL, LOL, e anche avanzo 362, what the fuck, vi giuro che non ho fatto le prove prima di registrare, quindi, boh, perfetto, ottimo, 10 lico amato, e bene, adesso dovrò mettere sotto il kilowatts col dissodatore, però al momento è ancora in modalità trincea, quindi lo lasciamo lì. La botte la possiamo un attimo fermare, che poi vedrò il 10 cosa fare sugli altri. Il 10 quello del mais, vedrò se passare appunto la botte, quelli qua, amico, il digestato qui, o andare dai maiali a prendere un po' di roba. Comunque farò nel prossimo episodio, credo. Ma a parte che penso manderò avanti anche un po' i lavori, quindi tante cose le vedrete fatte. Per il momento lasciamo qui la botte e agganciamo il Daimler al 936 che ci serve per il pastone. Un attimo, devo lanciare la ralla. Ci serve per il pastone lì, per svuotare il mulino, per svuotare il pellet e per il cippato. Quindi vediamo qua, andiamo a vedere un attimo il mulino, ragazzi. Allora, le statistiche. Ecco qua, abbiamo lo scarico, sì, abbiamo 20.000 di mais, 12.000, boh, allora io potrei anche scaricare un altro po' di roba. Dovrebbe starci tutto. No, vabbè. Perfetto, siamo qua. Ok, stavo rispondendo alla questione del biogas. Sì, dicevo, Luca, io sì, il biogas l'ho messo giù per quanto riguarda, sì, un po' la questione economica che mi dà qualcosina, anche se diciamo il reddito lo assorbo da altre fonti qui in farm. L'ho preso più che altro per i reflui, per il digestato, che così risparmio. In termini di costi per quanto riguarda la questione chimica, quindi andare col fertilizzante chimico, eccetera. Scusate se vedete andare in là, porcaccia la miseria, sto fungo, sto joystick, porca vacca, vabbè. E appunto per la questione del digestato, è una cosa un po' funzionale per quanto riguarda questa cosa qui, e ok. Basta. Per quanto riguarda i costi, sì, usando solamente le entrate derivate dal biogas, rientrare del costo del biogas, poi ovviamente ragazzi, cioè, Luca, dipende da che biogas usate, come paga, quanto paga, come è strutturato, come è scriptato, beh. Ma questo per dire che il biogas ripagarsi a sé, diciamo, senza ci vuole abbastanza tempo, anche perché ci sono costi di trinciatura. Poi io adesso, vabbè, sto facendo ipotesi così, nel senso, la trincia ha un costo, se la compri ha un costo trinciare, un costo tutto, quindi diciamo che per ripagarsi ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, si ripaga, per carità di Dio, si ripaga, ripaga i costi e tutto, però ci vuole abbastanza tempo, ecco, quindi dipende cosa, diciamo, lo devi usare e basta, ecco. Bene, qua andiamo ad agganciare il Daimler. Poi Simone Dubini mi chiede qualche news sul nuovo farming. Ho risposto già prima, non so assolutissimamente niente al momento. E che ha trovato diversi problemi nella precision, che ha dovuto toglierla. E può capitare, io ripeto, non l'ho tanto guardata. E dove cacchio sto andando? Il Daimler ce l'ho di qua. Guardate, ragazzi, ma non è proprio facile. Ho il cervello al 100% di carico. Ok, ora dobbiamo un attimo avviare la questione dei poplars, quindi io direi che possiamo andare a comprare la nostra il nostro coso per il cippato, che è qua. Sì, boh, perfetto, eccolo qui. Questo qui sono 24.000 euro di costo. Adesso noi ce lo settiamo class, perché poi quando comprerò la trincia penso comprerò proprio una class, quindi colore principale, mettiamo class, colore design, questo qui non mi ricordo cosa colora, sì, buon, perfetto, buon, ok, ottimo, ci siamo, quindi l'abbiamo già allestito. Gommatura,
Sì, dai, direi Lizard, anche se non mi piace, però il disegno così tappato è un po' più adatto, diciamo, alla questione del fondo che si trova nei poplars. Bon, perfetto, acquistiamo, ragazzi, così compriamo una volta per tutte, così ce l'abbiamo e via. Ok, andiamo a prendere la nostra Jaguar, che è di qua. Bon, perfetto. Allora, sì, questione della precision, dicevo, non l'ho provata, sinceramente non l'ho guardata, non l'ho analizzata, quindi non ti so dire. Allora, vabbè, qua c'è la domanda di... Un attimo, ragazzi, mi fermo perché non riesco a leggere e guardare la strada. A TFT Club ho già risposto. Matteo Zammarchi, perché ho venduto il drone? Il primo video che hai fatto era lo spettacolo. Allora, Matteo, il drone l'ho venduto per una questione di una strategia mia economica, ti spiego. So, non per certo, ma in teoria, che quest'anno dovrebbe uscire il nuovo Mavic, il 3. Detto questo, avevo intenzione già di cambiare il mio Pro e prendere un drone un po' più avanzato a livello di videocamera, fotocamera, come volevo chiamarlo. E appunto mi sono un attimo, volevo prendere due Pro, ma mi sono fermato perché appunto c'è l'uscita di questo nuovo 3. Quindi il mio ragionamento è stato questo: vendo adesso il mio Mavic Pro e attualmente appunto che riesco ancora, diciamo, cioè ha ancora un po' di mercato, riesco ancora a piazzarlo, riesco un po' ancora a guadagnarci. E basta, quindi l'ho venduto per questo motivo, per un motivo economico, per non proprio trovarmi magari a venderlo quando è uscito. Vedete, ragazzi, che vi dicevo che sto arcano qua traballa e poi va anche un po' in collisio con la ruota qui davanti, però ragazzi, non so cosa farci, è così e buonanotte. E appunto dicevo, non volevo trovarmi a venderlo quando era già uscito il 3 e quindi il Mavic Pro sarebbe stato vecchio di due generazioni e punto primo avrei fatto una fatica enorme a venderlo e punto secondo, anche se l'avrei venduto, non avrei, diciamo, guadagnato chissà che. E quindi è stata solo una strategia mia economica. Adesso quest'anno vedremo cosa uscirà, se uscirà, vedremo i prezzi, vedrò, valuterò cosa comprare, vedrò se fare la spesa, eccetera. E basta, per il momento, insomma, io i video li faccio lo stesso, anche senza il drone, come ben vedete, come ben vedi, è uno strumento in più che uso solamente in caso di estrema necessità, quindi video su vigneti o video particolari, e basta, per il resto io i video li faccio terra a terra, nel vero senso della parola, col mio cavalletto, con la videocamera, io sapete che ho uno stile mio, non mi piace tanto fare, tra virgolette, scena, eccetera. A me piace che voi vediate il video, che voi vediate quello che vedo io quando sono in campo, trasmettervi le mie emozioni attraverso il sound, attraverso le riprese così semplici e basta. Ecco, quindi diciamo non è, è una cosa, il drone appunto è uno strumento in più che non è, diciamo, necessario per quanto riguarda il mio stile di video. Ok. Qua siamo qua a 9,70, andiamo a prendere 9,36. Boh, perfetto. Un attimo che leggo la prossima domanda. Spero di essermi spiegato per quanto riguarda il drone. Federico Castagnetti chiede novità da Ago Modding. No, 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 novità, non lo so. Sapete, beh, sai che Ago Modding è solito fare così, sparisce per un po' e poi boom, salta fuori di punto in bianco e butta fuori bellissimi mod come è stato per gli SLH, e quindi ecco, questo è il modo superandi di Ago, lo conosciamo, e quindi secondo me è lì, diciamo, nel 4-4 che sta facendo, però poi salterà fuori e ci darà le sue perle. Quando tornerà Giulia? Chiede Luca Lombardi. Giulia, tranquilli ragazzi, che vi ho sempre accontentato con Giulia, non vi abbiamo mai delusi. Giulia è sempre qui e
Non vi preoccupate che l'appuntamento annuale, al massimo biennale, arriva. Quindi stai tranquillo Luca, che Giulia è sempre operativa. Non vi preoccupate, anche perché la potete seguire su Instagram. E vedete, insomma, è sempre operativa, ecco. Poi Carlo 515 chiede: perché così poche mod italiane nella carriera, scelta o altro? PS, so di chiedere troppo episodi più lunghi. Ecco, per quanto riguarda gli episodi lunghi, insomma, cerco di non esagerare, perché come ben sapete io posso star qua anche 3 ore, cioè non ho nessun problema a registrare con le tempistiche, come ben vedete riesco a parlare, a fare discorsi eccetera, quindi non ho problemi. Comunque dai, vedrò di stare sull'oretta di episodio, non mi sto neanche cronometrando stavolta, cioè non mi ricordo che ora ho iniziato a registrare, e vabbè, comunque ok. Poche mod italiane nella carriera, diciamo che io sulla carriera qui prendo quello che mi va meglio, mi sta meglio per quello che devo fare, non sto qui a guardare se una cosa è italiana o meno, e quindi vado un po' così a gusto mio. Non, come ben vedete, vabbè, come ben vedi qua l'italiano ho il Durante, ho il Same, il Titan, ho il Vaschieri, ho un po' di cose, però ti ripeto, vedo una cosa, mi serve una cosa, guardo, la prendo, ma non sto lì a vedere se è italiana o meno. Ok, perfetto. La prima parte l'abbiamo finita, ragazzi. Ci sono altre 3, 4, 5 domande. Un attimo, che marco i fogli. Pio Benedetto mi chiede: hai trattori nella vita reale? Se sì, quale? Che ne pensi del marchio? Allora, sì, io ho un trattore nella vita reale. Ho un Same Solar 50 doppia trazione che uso per i miei vigneti. È un trattore che praticamente gli unici lavori che fa sono atomizzatore e tarup, come volete chiamare, insomma trincia erba, trincio anche i rimasugli della potatura e basta, lavora praticamente in presa di forza, non lavora con coltivatori, aratri, rotanti, erpici, niente, insomma fa solo lavori di presa di forza e basta. Ha 30 anni quest'anno, ha la mia stessa, scusate, 33 anni quest'anno, ha la mia stessa età e basta. Cosa ne penso del marchio? Beh, per quanto riguarda la mia esperienza, vi dico che per quanto baso, diciamo, sul mio utilizzo, io non ho mai avuto problemi, non fa tante ore, ne fa pochissime, non raggiunge le 100 ore all'anno, quindi capirai che insomma uso veramente poco e basta. Per quanto riguarda cosa ne penso del marchio in generale, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue cose, la pensa in un modo o in un altro, dipende uno cosa deve farci con un trattore, quanto lo deve utilizzare, che lavori deve fare, cioè qua dovrei aprire veramente un discorso molto lungo, molto ampio, e ti ho dato un attimo una risposta così veloce e basta. Comunque per quanto mi riguarda non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto casini e quindi va più che bene per fare quello che deve fare. Daniele Livieri chiede: un video dove fai più lavorazioni, dove usi mezzi diversi? Credo comunque già nei miei episodi della carriera di far già abbastanza lavori più svariati, quindi più di così non so cosa fare, non è che posso cambiare ogni 3 minuti un lavoro e è buono. L'acquisto di un Valtra no, perché ho già venduto quello che avevo io prima e quindi non ne vado a comprare un altro adesso, ho appena comprato l'Oxerion, quindi non è proprio il momento di fare nuovi acquisti per trattori, anche perché non ne ho. Mamma mia, quel ragazzo di Jet Astak Jaguar, e quindi non ne ho, diciamo, bisogno attualmente di nuovi mezzi. Luca Soardo mi chiede: zavorature in FS serve, non serve? Ha mai fatto delle prove a proposito? Sì, ho fatto delle prove, l'ho anche detto in alcuni episodi, in un episodio ho proprio fatto un ragionamento ad hoc per quanto riguarda la zavoratura di mezzi. Thank you.
Ora non sto qui a rifarlo perché veramente viene lunga la questione. Non mi ricordo il numero dell'episodio in cui l'ho fatto, altrimenti ti direi di andare a vederlo, ma penso sia entro i primi 10. E sì, comunque la zavorratura, i pesi in Farming Simulator sono effettivi, cioè si sente se un attrezzo è zavorrato nell'anteriore quando si fa un lavoro, perché appunto l'avantreno ha bisogno di essere schiacciato in alcuni lavori, perché comunque il trattore è una leva, è una bilancia, e quindi quando si ha un peso che grava nel posteriore, che sia sollevatore o ad altro o a timone, comunque per contrastare e bilanciare il peso c'è bisogno di un altro peso davanti, come è comunque nella realtà e lo è anche qui in Farming. Quindi sì, la zavoratura ha importanza, sia quella nell'anteriore sia quella nel posteriore. In questo caso in posteriore intendo le ciambelle, magari nei mezzi più grossi, nei mezzi più grandi si sente fin là, però su alcuni piccoli si sente un po' di più, perché appunto viene a mancare l'aderenza, ci sono tanti piccoli aspetti, ma comunque sì, serve. Poi ovviamente dipende dal lavoro, dipende da tante cose. Ok, Andrea Modding chiede: secondo te tra 2 o 3 Farming il numero di brand si sarà duplicato o almeno una volta e mezza quelli che ci sono in questo Farming? Oddio, che domanda, non te lo so dire, sinceramente non lo so. Io, a dirti la verità, non di brand ce ne sono già a sufficienza e già abbastanza, ce ne sono veramente tantissimi, di mod ce ne sono una marea, quindi in quanto riguarda questa cosa qui, cioè, non lo so, io non ho particolari, diciamo, esigenze per quanto riguarda i brand, e quindi per me bastano quello che ci sono, quelli che portano i modder, perché come ben avete visto, insomma, in questo capitolo di Farming ne sono veramente spuntati tantissimi e continuano a spuntarne, quindi per me, insomma, di default sono sufficienti, poi per il resto ci sono le mod, e quindi c'è veramente tantissima roba. E basta, qui abbiamo fatto il pieno del Daimler, ragazzi, 41.000, abbiamo fatto questa porzione qui, direi che la resa è buona, vedremo. Un attimo che mi scrivo già quanta roba ho fatto nel foglio qua. Allora, cippato Daimler, un carico 41.000, e poi vedrò quanti ne farò. Scusate, ma ragazzi, io ho bisogno della mia carta e penna come buon vecchio per scriversi le cose, porca miseria. Sì, il quantitativo di liquame, ragazzi, utilizzato per il 10, non ve l'ho detto perché ve l'ho già detto nello scorso episodio, mi pare. Comunque occhio e croce più o meno sui 70.000, mi pare 70-75, mi sembra. Ultime 2 domande, ragazzi. Francesco Barbato mi chiede come mai sto facendo meno video del solito, qual è il tuo lavoro principale? Allora, per quanto riguarda il numero di video, Francesco, dipende tanto dal periodo, ci sono periodi dove ho più da fare nei video reali, nell'agricoltura, periodi dove i lavori in campagna sono, diciamo, fermi per quanto riguarda la stagione, insomma, ecco. E poi dipende anche, tra virgolette, dal tempo che ho, e io appunto questo sì è uno dei miei lavori, questo di YouTube, e poi ho anche i vigneti, ho anche altre cose nella mia vita oltre a queste qui, e quindi faccio quello che posso, faccio meglio che posso, cerco di essere sempre presente, cerco di portarvi più cose possibili, di essere sempre costante, come ho sempre fatto, penso, nel corso degli anni, e basta. Ma comunque ti ripeto, ci sono periodi e periodi, periodi in cui appunto c'è un po' più da fare, periodi in cui c'è un po' meno roba. Adesso qua, ragazzi, faccio un po' l'illegale e basta. Poi magari tante cose
io appunto devo anche mantenerlo il lavoro oltre che a farlo, questo per dirti che magari tante cose io le diluisco nel tempo, nel senso, quest'anno io faccio il planning di riprese per quest'anno, so cosa devo filmare eccetera e basta, però avrei anche altre cose, ma le tengo diciamo per l'anno successivo, quindi devo tenermi diciamo il lavoro nel corso degli anni, ecco, non posso fare anche tutto in un colpo perché poi rimarrei, cioè non rimarrei senza, però voglio dire farei un anno full e un anno vuoto o con poca roba. E per quanto riguarda farming anche quello va a periodi, ci sono cose, periodi in cui ci sono tante mod, periodi in cui però vi ripeto, sì, ho calato il ratio rispetto agli anni scorsi, anche perché vi ripeto, ho un po' meno tempo, ho altre cose da fare, i video reali mi impegnano abbastanza e quelli di farming anche, perché io sono uno che predilige fare poche cose ma fatte bene che tante fatte col culo, quindi concedetemi il termine. E basta, ecco, quindi è un po', io vado un po' a periodo un po' più full, un po' più tranquillo, dove pubblico meno video, ma non, sì, questi sono i motivi. E basta. Ultima domanda, questa persona non attualmente non mi ha ancora dato un senso per dire il nome, ma magari capirà dalla domanda. Porterai la nuova mappa alle risaie del nord? No, non la conosco come mappa, e ormai, come ben penso si veda, per quanto riguarda la presentazione delle mappe sono un po' assente, anche perché appunto sì, sono cose che richiedono tempo, richiedono test e tutto quanto, e quindi vi ripeto, io cerco di fare il possibile, cerco di essere presente almeno con le cose mie principali, quindi le presentazioni delle mod e la carriera, e per il resto ragazzi portate pazienza, ma quello che ha fatto i miracoli l'hanno messo in croce e buono. Mortacci sua. E basta, questa era l'ultima domanda. No. Spero vivamente di essere stato esaustivo, ragazzi, nelle risposte. Come ben vedete, sì, sono stato un po' sbrigativo, perdonatemi, ma come avete visto le domande sono state anche abbastanza, ho risposto a tutti e ho voluto lasciare spazio a tutti quanti e diciamo accorciare un po' le cose, cioè avrei potuto il mortacci sua, ma porco due, ma che cacchio di... Sì. Era per non, ragazzi, scegliere due domande, parlare di due argomenti e tirarla avanti un'ora parlando di due cose, quindi ho voluto strizzare un po' le risposte, però dare un po' di risposte a domande un po' più varie, ecco, questo era il discorso. Per le prossime volte, come vi ho detto all'inizio, farò la stessa prassi su Instagram, quindi per chi non mi seguisse, ovviamente nel link in descrizione avete tutti i link dei miei social e può seguirmi, e poi farò anche nella community di YouTube. Vi ripeto, per favore, dite già il consenso se volete essere citati o meno, sia su Instagram che a maggior ragione sulla community di YouTube, che così snelliamo un po' il tutto eccetera. Io adesso ovviamente, come vi ho detto all'inizio, la cadenza dei video è mensile / bimestrale, quindi adesso sto registrando, che cacchio giorno è oggi, siamo 16 febbraio, 15 cos'è, non mi ricordo più, e quindi il prossimo arriverà a marzo, è una cosa che posso, sì, che faccio mensilmente e via, quindi posso anche permettermi di fare un po' di domande, così di tirarla un po' più lunga sull'episodio, e spero che vi passi, cioè so che vi passa lo stesso guardando la carriera anche prima, non facendo questa cosa qui, però spero che questa iniziativa possa essere di vostro gradimento e creare un po' più di, tra virgolette, curiosità nel ascoltare l'episodio eccetera, capite, questo era il discorso. Mi dispiace di dover ricorrere a questo modo un po' così appunto arcano, però io, ragazzi, le live non riesco a farle per motivi di connessione, quindi questo è l'unico modo. E basta, quindi qua stiamo andando avanti col cippato.
Stavo pensando. Dai, allora facciamo così. La tiriamo un po' lunghetta. Finiamo sto carico qua di cippato. E poi vado a svuotare il mulino. Anzi, aspetta che vado a vederlo più che altro. Aspetta un attimo che guardo quanta roba c'è. Eh sì, lo scarico è pieno, quindi dobbiamo svuotare prima di scaricare ancora. Allora, un attimo che sposto l'Hord. Sgancio qua. Sgancio, riaggancio. Lo metto in parte che mi servirà per compattare il pastone dopo. Perfetto, ok, adesso devo venire sotto qua col Daimler e vorrei cacciare una retro, ma non ho voglia di imprecare, quindi non guardate le mie manovre qua, ragazzi, con i pioppi, perché sono da galera. Ok, bene. Sono a posto, un attimo, do un'occhiata anche al Daimler che non sia da riparare un po'. Eh sì, è da riparare, meglio che ci diamo una riparata. Perfetto. Sì, adesso che ho finito le domande e ho anche ancora un po' di tempo, ragazzi, a stare con voi. Sì, volevo dire che comunque mi voglio focalizzare un attimo sulla domanda che mi avevate fatto in parecchi per quanto riguarda il mio canale e tutto quanto. Sì, io sono qui ad oggi appunto perché quello che mi spinge a fare quello che faccio, che sia farming, che siano i video reali, eccetera, è una passione che ho dentro. Ho creato tutto questo ambaradan, tutto questo non sapendo, cioè essendo, cioè all'inizio ero veramente veramente un ignorante in tutto. Avevo la passione, ma non avevo altro, non avevo tra virgolette strumenti per condividerla, strumenti per alimentarla, per farla diventare inconsciamente, sottolineo inconsciamente, un lavoro, perché io quando mi hanno detto guarda che puoi guadagnare da YouTube, io non ci credevo, cioè, mi hanno detto ma come si fa? Poi ovviamente mi è stato spiegato tutto quanto e ho guardato avanti, sono stato lungimirante, ho visto appunto delle possibilità, delle opportunità, ne ho approfittato, ho avuto il tempo per farlo e sono arrivato qui dove sono contento dei risultati che ho avuto, non sono stato accecato dalla fama, dalla voglia di numeri, eccetera. Io sono sempre, per chi mi conosce può confermarlo, cioè, sono sempre uguale. Io non è che adesso che sono un canale da 260.000 e passa iscritti, 100 milioni di views, eccetera, sono diventato un galletto, uno sbruffone o un arrogante, ma assolutamente no. So che alcuni possono, un attimo che mi segno il secondo rimorchio. Allora, 41.000. Ecco qua, un attimo che licenzio l'helper, che così poi la trincia. Sì, alcuni so che potrebbero pensare male di me, potrebbero pensare a questi brutti aggettivi che ho appena detto, ma ragazzi, credetemi, non sono proprio così. Forse magari qualcuno lo dice per invidia, per stizza, per ripicca, perché ce l'ha su con me, perché non so quale motivo, però credetemi, guardate che io sono una persona molto umile, una persona molto semplice, penso di essere molto educato, molto dritto, molto composto,
e niente, sì, tutto questo l'ho portato avanti con la mia passione, con la mia dedizione, con il mio tempo, con i miei sacrifici, perché mi è costato dei sacrifici e mi costa dei sacrifici questo lavoro qui, perché per la gente, voi cliccate e vi mettete lì, guardate il video, ma ragazzi, dietro io impegno tanto tempo, tante energie sia fisiche che mentali per tenere su tutto quanto. Ne vale la pena, perché comunque ho il mio ritorno, sono soddisfatto, è un lavoro che io non ho dipendenti, non dipendo, cioè non sono dipendente, scusate, non ho datori di lavoro, non ho orari, mi gestisco tutto io, sono da solo, sono tranquillo, cioè ci sono tanti aspetti positivi, poi ce ne sono altri di negativi, ovviamente, come tutte le cose, però mi piace, quello che faccio mi piace, mi appassiona, mi stimola, mi spinge sempre ad andare avanti, per me è veramente tanta cosa, perché poi è vario, anche perché appunto c'ho Farming Simulator, dove appunto dove è nato tutto quanto, c'ho la questione reale, dove giro, guardo nuove realtà, vedo nuovi lavori, conosco gente, vedo, cioè è una cosa che a me piace, mi stimola veramente tanto e mi sprona ad andare avanti. Poi appunto vedo che la cosa funziona, i numeri ci sono, la gente guarda, piace, mi segue, quindi lo farei comunque in ogni caso, perché non è che sono qua per dire boh, se non faccio views in un video non lo faccio più, mi metto a piangere, ma non esiste mai, ma mai nella vita, nel senso, io faccio tutto quanto incondizionatamente, con passione e tutto. Oh, guarda che bello, non va neanche attorno alla colonna. E quindi niente, questo è quanto. Io spero che questa cosa possa trasparire nei video, attraverso chi mi ascolta solo così e magari non mi conosce di persona, però spero si capiscano un po' di cose di me, ecco, attraverso il mio fare, il mio operare. Poi ragazzi, è dal 2012 che vado avanti, nel senso, voglio dire, se non mi piacesse, se non avessi nessun ritorno, nessuna soddisfazione, non sarei qui a quest'ora, cioè, ragazzi, siamo nel 2021, sono 9 anni, non 9 mesi, e quindi così. Bene, io svuoto ragazzi qua il Daimler sulla trincea del pastone, scarico il durante. Avete visto che avrei dovuto fare un sacco di cose nell'episodio, ma ne ho fatte un quarto. Ok, bon, qua poi lo andiamo a riempire di nuovo. Scarichiamo il Daimler. Anzi, possiamo lasciarlo qua, perché tanto, quanto abbiamo? 73. Sì, dai, scarichiamo, tanto alla fine poi, anche se non è full, non importa. Ok, allora mettiamoci qua, scarichiamo direttamente. Sì, questo è il modo più veloce e celere da fare col pastone. Ok, come velocità mettiamoci a 4. Sì, via. Adesso andiamo a 6. Anche un po' più veloci, vabbè, poi aumentiamo un po' e basta, eccoci qua, questo è quanto. Poi lì ovviamente compatto con calma. Sì, adesso voglio terminare tutto il silo del mais, che tanto ci sta, perché abbiamo una resa del 120% mi pare, sì, del pastone rispetto alla quota che buttiamo dentro, abbiamo un 20% in più mi pare, sì. E comunque sì, la trincea qui di roba ce n'è sta, attualmente ne abbiamo 45.000, quindi buonanotte, vedete è la stessa dimensione di questa che aveva, cosa aveva, 380.000, quindi ci sta. Perfetto ragazzi, io a questo punto termino qui l'episodio, spero vivamente vi sia piaciuto, mi scuso se mi sono dilungato, fatemi sapere se l'idea qui delle domande eccetera vi garba, se vi è piaciuta, se insomma è stata una buona idea, se vi
se l'apprezzate e basta. Ripeto che farò la stessa cosa la prossima volta. Lo farò sia su Instagram, quindi seguitemi perché non mi seguisse ancora. Per chi non ha Instagram, lo farò nella community di YouTube. Ripeto, fatemi, scrivetevi, mettete un appunto di tenere a mente di dare già il consenso per citare il nome. E il vostro nome, insomma, io dirò appunto come ho fatto questa volta. Tizio Caio ha chiesto, e boh. Ragazzi miei, io vi saluto, fatemi sapere la vostra su alcune cose che ho detto, eccetera. Se avete magari una domandina rispetto a quello che ho, a un argomento che ho parlato, eccetera, una delucidazione, fatela, nel senso vi risponderò nel commento, subito così direttamente nel video. Poi se avete una domanda più specifica, fatela. Fatela appunto per il prossimo episodio. Spero di essere stato esaustivo in tutte le risposte. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!